Un saluto a tutti voi dall'ingegner Pugi. Siamo lieti di proporre l'aggiornamento 2014-03 di PCM, che presenta una novità molto importante per la modellazione architettonica, le aperture ad arco. È così possibile modellare in modo appropriato gli edifici esistenti ed in particolare quelli monumentali. Le aperture ad arco possono avere varia forma, determinata dai parametri disponibili. In questo video illustreremo le modalità di input. L'aggiornamento di PCM consente così analisi cinematiche più precise attraverso la modellazione di geometrie aderenti all'assetto reale dell'edificio. Le aperture ad arco svolgeranno inoltre un ruolo importante nelle analisi degli edifici attraverso un nuovo software di Edes 2000 che sarà presto disponibile ed opererà in sinergia con le aperture architettoniche ad arco modellate in PCM. Il nuovo modulo sarà particolarmente importante per gli edifici storici. Affiancandolo a PCM si potranno studiare cinematismi ad arco, cioè moti rigidi su quattro cerniere nel piano dell'arco, ed eseguire analisi statiche non lineari mediante la modellazione a conci. Ciò consentirà sia lo studio appropriato dei cinematismi nel piano, sia il perfezionamento dei risultati di analisi pushover su edifici con archi. Ma torniamo subito all'aggiornamento in PCM 2014-03 e impariamo a inserire nel modello architettonico le aperture ad arco. Diamo la parola all'ingegner Francioso che ci illustrerà le nuove funzionalità. Bene, per l'edificio delle fotografie è stato creato un modello architettonico, ma tutte le aperture sono state inserite come aperture rettangolari. Vediamo quindi come modificare le proprietà di queste aperture per avere delle aperture ad arco. Selezioniamo la prima apertura. Notiamo che è presente una nuova proprietà, la forma. È possibile scegliere tra forma rettangolare, forma ellittica o forma ad arco. Selezioniamo quindi forma ad arco. Nel gruppo arco abbiamo a disposizione il valore della freccia e del raggio di raccordo. Per avere un arco a tutto sesto, come quello della fotografia, dobbiamo impostare un valore della freccia pari a un mezzo della luce. La luce è rappresentata dalla proprietà larghezza. In questo caso quindi impostiamo un valore pari a 2 metri. Abbiamo così ottenuto un arco a tutto sesto. Ripetiamo la stessa operazione per gli altri due archi del porticato. Impostiamo una forma d'arco e una freccia pari a 2 metri. Osservando la fotografia, notiamo che anche le porte hanno un profilo ad arco, ma in questo caso si tratta di un arco ribassato. Facciamo uno zoom quindi all'interno del porticato e selezioniamo le due aperture relative alle porte. Selezioniamo una forma d'arco anche per queste aperture. Questa volta il valore della freccia pari a 0,5 fornisce già un'apertura ad arco ribassato, ma impostiamo un valore pari a 0,7 per ottenere esattamente la forma voluta. Ora, scorrendo le fotografie, notiamo che è presente un altro arco sulla facciata ad ovest. Quindi selezioniamo l'apertura relativa e anche qui impostiamo una forma ad arco e un valore della freccia pari a 0,7. Abbiamo visto quindi come il valore della freccia influisca sulla forma dell'arco. Si passa da un arco a tutto sesto, laddove la freccia sia pari a un mezzo della luce, ad un arco ribassato, quando il valore della freccia è inferiore, quindi come in questo caso, mentre se il valore della freccia supera un mezzo della luce, si ottiene un arco a sesto acuto. Vediamo invece dove influisce il valore del raggio di raccordo. Nel caso si tratti di un arco a sesto ribassato, il raggio di raccordo rappresenta il raccordo dello spigolo all'imposta. Impostiamo per esempio un valore pari a 0,5 e otteniamo così il raccordo all'imposta. Modificando questo valore si ottiene la forma desiderata. Se invece l'arco è un arco a sesto acuto, il raggio di raccordo rappresenta il raccordo in sommità. Anche qui, impostando un valore 0,5, otteniamo un arco a sesto acuto raccordato. Possiamo anche qui aumentare il valore per ottenere le varie forme. Si tratta in questo caso di archi policentrici, perché hanno tre raggi di curvatura. In questo caso ritorniamo all'arco a sesto acuto semplice. Un'altra
forma che è possibile modellare per l'apertura, abbiamo visto, è l'apertura ellittica. Quindi selezioniamo questa finestra e selezioniamo la forma ellittica. Per questo tipo di forma sono sufficienti le proprietà larghezza e altezza per ottenere tutte le varie possibilità di ellisse. Se impostassimo un'altezza pari alla larghezza, si otterrebbe un'apertura perfettamente circolare. Con un'altezza invece maggiore o minore si ottiene un'ellisse orientato in senso verticale o in orizzontale. Bene, vediamo ora come queste nuove forme influiscano sul modello strutturale e sul modello cinematico. Creiamo il modello strutturale prima. Bene, notiamo come tutte le fasce relative alle aperture ad arco abbiano mantenuto la forma definita nell'ambiente architettonico. In questo modo il peso proprio delle fasce viene calcolato correttamente, senza approssimazioni di alcun tipo. Questo avviene sia per le aperture ad arco, sia per le aperture ellittiche. Ma la grande importanza del peso proprio la notiamo soprattutto nel modello cinematico, dove è molto importante che la posizione del baricentro e il valore del peso proprio siano calcolati correttamente. Anche qui, creando il modello cinematico, notiamo che le aperture mantengono la forma definita in architettonico. È possibile anche in questo caso tagliare i vari corpi con i metodi polilinea o piano qualsiasi e definire i cinematismi voluti. Passiamo alla visualizzazione in assonometria per farlo. Andiamo a definire il cinematismo di ribaltamento intorno a questo spigolo e tagliamo i corpi tramite una polilinea che passa per una di queste aperture ad arco. Corpi sono stati tagliati, non ci resta che selezionare i corpi partecipanti al meccanismo. In questo caso questa facciata più questo cuneo di distacco e visualizzare un'anteprima del cinematismo. Quindi, nonostante si trattasse di aperture ad una forma più complessa, è stato sempre comunque possibile tagliarle e visualizzare il cinematismo con il calcolo esatto della posizione dei baricentri e del volume.